Ciao a tutti, sono Ilaria, una delle guide dei viaggi di Adriano. Vogliamo raccontarvi alcune storie qui da casa per tenervi compagnia. Bernini e Borromini lavorarono insieme nel cantiere più importante di Roma, la fabbrica di San Pietro. In quel tempo l'architetto era Carlo Maderno, che aveva ultimato i lavori di costruzione della basilica e si procedeva con le decorazioni all'interno. Borromini era un assistente del Maderno, sperava in cuor suo che alla morte del Maderno avrebbe potuto prendere il suo posto e quindi essere il suo successore come architetto della fabbrica. Non aveva però fatto i conti con l'astro nascente del suo rivale, ovvero di Gianlorenzo Bernini, che già da qualche anno era l'artista favorito del nuovo Papa. Il cardinale Maffeo Barberini nel 1623 era stato infatti eletto al soglio pontificio con il nome di Urbano VIII e, potendo attingere alle casse papali, aveva ampiamente sfruttato il suo artista preferito nei lavori della nuova basilica. Nel 1624 Bernini viene infatti incaricato di realizzare un nuovo ciborio per l'altare maggiore. Si trattava di una struttura architettonica che serviva appunto per segnalare la posizione dell'altare maggiore e quindi in un grande edificio come la basilica era, permetteva ai fedeli che entravano in chiesa di individuare immediatamente il luogo più importante e sacro. Bernini e Borromini collaborano per la realizzazione di questo monumento. Bernini infatti ha delle idee grandiose per il progetto, ma Borromini gli è necessario per tutto quel che riguarda la progettazione. La sua esperienza in ambito di cantieri architettonici, gli anni passati al lavoro nel Duomo di Milano, ne avevano fatto un grande ingegnere ed architetto. E per realizzare un'opera in uno spazio tanto grande come quello appunto sottostante la cupola michelangiolesca della Basilica e far sì che questo fosse in armonia con tutto il resto, era necessaria una grande abilità che Bernini non possedeva. Alla morte di Carlo Maderno diventò l'architetto della reverenda fabbrica, l'incarico più importante del tempo, ma Borromini sapeva bene che il suo rivale non possedeva appunto le qualità per portare avanti questo incarico al meglio e sperava sempre in un suo errore. Inizia così quella rivalità che poi arrivò ad una rottura totale in quegli anni, ma in quei primi tempi, per realizzare appunto il baldacchino che fu compiuto nel 1633, lavorarono insieme. Bernini ha lasciato dei disegni meravigliosi per gli angeli e per la parte superiore del baldacchino, per questa idea di elevazione, e soprattutto ha una grande intuizione, quella di preservare la tradizione della liturgia, dando alle colonne la stessa forma delle antiche colonne del ciborio della Basilica Costantiniana, della prima San Pietro, ovvero una forma tortile che si avviluppa su se stessa con un grande slancio verticale. Non solo, conserva le antiche colonne della basilica e le dispone attorno all'area del nuovo baldacchino sui pilastri della cupola a formare delle edicole dalle quali durante le celebrazioni si mostravano le reliquie. Quindi le antiche colonne sono ancora lì a fare da corredo al nuovo altare. Per la parte terminale del baldacchino si avvale di disegni del suo antagonista. Esistono molti documenti negli archivi della reverenda fabbrica per i pagamenti effettuati al Borromini e ai suoi aiutanti proprio per realizzare lo stemma del Papa, alcuni putti, e c'è da dire che la forma stessa del baldacchino, con questo disegno particolare detto a schiena di delfino, diventa quasi poi una cifra stilistica,
di Borromini e lo ritroviamo in alcune opere. Mi viene da pensare al campanile della chiesa di Sant'Andrea delle Fratte, che nella parte terminale proprio ha una simile forma, seppure rovesciata. Quindi è difficile dire di chi fosse stata l'idea iniziale. Certo è che tra i due, nonostante la rivalità, c'è un dialogo che si protrae nel tempo, che porta poi ad utilizzare anche degli stessi motivi anche in futuro. È sicuramente merito del Bernini se ancora oggi, entrando nella Basilica di San Pietro, rimaniamo stupefatti. Ma se non fosse stato per Borromini nello studio delle misure e delle proporzioni, probabilmente quell'effetto non avrebbe potuto essere pienamente soddisfatto. Che rispondevamo così, colpo su colpo, opera su opera, capolavoro dopo capolavoro. Per 30 lunghi anni abbiamo portato avanti una guerra fatta non di distruzione, ma di creazione prolifica, raffinata e sempre più sublime di opere. Da donare a Roma, per sempre. Pronto? Ciao, sono Piero. Ciao Piero. Uno scoop pazzesco. Sono riuscito a fare un'intervista doppia a Bernini e Borromini in persona. Veramente? Io stavo proprio facendo quel video, mi sembra incredibile. Adesso? Beh, allora lo mando subito dopo. Intervista doppia a Bernini e Borromini. Ok, perfetto, non vedo l'ora. E ciao Ila, buon ciao. Lavoro. Ciao, ciao.